Pochi attimi ancora prima di dare il via a questo match. Si preannuncia una sfida a distanza anche sulle tribune. Piero Gepardo e Stefano Lava pronti anche oggi a tenervi compagnia. In palio oggi 3 punti per la classifica. Gli sfidanti di oggi sono Club Brugge e Genk. Match di campionato che speriamo possa regalarci emozioni e gol. Molto dipenderà anche dall'atteggiamento con cui scenderanno in campo le due squadre. Stefano, che ne pensi della squadra ospite? Finora sono stati protagonisti di un campionato irresistibile. Ha il pallone del possibile vantaggio. Ferma l'attaccante e sventa il pericolo. Ecco la formazione della squadra di casa. Partono dunque con il 3-5-2. Che ne dici, Stefano? È sicuramente un modulo buono per ogni stagione, che può trasformarsi facilmente alzando o abbassando gli esterni di centrocampo a seconda se ci sia bisogno di maggiore spinta o di maggiore copertura. Tackle bellissimo, preciso, efficace. Hanno metri a disposizione. Hanno perso palla e sfumato il contropiede. Avanza palla al piede. Ci mette il fisico. Ottimo recupero della tre quarti avversaria. Occhio alla conclusione. Pericolo, palla in gioco. Potevano sbloccare il risultato e mettere il match in discesa. Palla, gol, nitida. Buona l'intuizione qui. Prova a calciare. Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. La regia ci ripropone il gol. Ha avuto tutto il tempo per piazzarla con la porta spalancata, una sorta di rigore in movimento. Non ha dovuto nemmeno sforzarsi più di tanto per prendere la mira. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Pallone perso. Vediamo cosa fa ora. Cerca il palo corto. Vantaggio che comincia a farsi importante. 2 gol da recuperare ora per gli avversari. È ancora presto però per cantare vittoria. Si fa dura per loro. Anche perché oltre a tentare di segnare devono fare attenzione a non subirne altri. Impresa non facile per quanto si è visto finora. Punteggio che è cambiato, ora conducono per 2-0. Va con il possesso palla. Pallone che è uscito, efficace qui il pressing. C'è il vantaggio, giusto non interrompere. Posizione ideale. Lo salta di netto. Può accorciare le distanze. Respinge il primo tiro. Conclusione da dimenticare questa. Scarsa coordinazione, postura del corpo disorganizzata. È normale che ne uscisse fuori un tiro del genere. Porta via bene il pallone, lascia partire il tiro. L'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa laterale. Ischierdo, può ricevere una posizione interessante. Può metterla in area, può colpire da lì. Occhio all'occasione per riaprire il match. E c'è il gol, dimezzano lo svantaggio. Adesso tutto può succedere. C'è il tempo per farne un altro e pareggiarla. Occhio però, non concedere spazi dietro. Il portiere l'ha toccata, ma è riuscito a evitare che la palla entrasse. Il punteggio adesso è di 2-1.
palla in mezzo e c'è il gol. Arbitro che annulla la rete per posizione di fuorigioco fra le proteste dei giocatori. Credo che l'assistente avesse alzato la bandierina prima ancora che la palla terminasse in rete, quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato. La gioca profonda verso l'attaccante. È in buona posizione. Palla lunga sul secondo palo. Ha provato la girata di testa. Conclusione sul fondo, senza problemi per il portiere. Ci ha provato. Andrà meglio la prossima volta. Montoya. Pallone invitante. Bravo qui a smarcarsi. Lo vede. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta. Wesley. C'è la regola del vantaggio, dunque si va avanti. Giusta decisione. Palla consegnata agli avversari. Attenzione perché è pericoloso. Ci saranno da recuperare 2 minuti. Izquierdo. Arriva il finale di questa prima frazione. Ecco il calcio d'inizio del secondo tempo. Può avanzare a spazio Bairami. Vediamo cosa inventa ora. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Diusse. Se ne ha parlato tanto del nuovo presunto acquisto del Real negli ultimi tempi ed ecco che è arrivata la conferma del club che spazza via ogni dubbio. Era quello che stavano cercando e sono riusciti a prenderlo. Un acquisto mirato. Diusse. Posizione ideale. Vediamo cosa fa ora. Perez! Deviazione fondamentale del difensore che salva la porta. Ah beh, questo è quasi un gol. Ha impedito una rete sicura, l'attaccante era già pronto a esultare. La tocca al compagno. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. A campo sulla fascia. Prova a calciare. Corner in aria. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Possesso palla per gli avversari. Attenzione, pericolo. Palla sul palo. Aggraziato qui il portiere con una conclusione debole, nessun problema per lui, doveva fare meglio da lì Stefano. No, assolutamente, da lì bisogna buttare giù la porta, invece l'ha appoggiata sprecando tutto. Tifosi scatenati dopo lo scampato pericolo, hanno rimediato a un loro errore che poteva costargli un altro gol. Brutto passaggio e pallone regalato. Arriva la segnalazione di fuori gioco, tutto fermo. Difensore in difficoltà qui, attenzione. Può colpire da lì. Posizione buona per il cross. Tacco robusto. Non possono perdere altro tempo, devono segnare. Per farlo devono cercare le soluzioni in area. Provano il tutto per tutto, mettendo palloni in area per trovare la via del gol. Atmosfera fantastica, ma sentili l'urlo dei tifosi.
puntuale qui il difensore nel recupero. Può andare sulla fascia. Arbitro che concede il vantaggio. Sì, scelta giusta. C'era solo la forza in questo tiro. Pallone che è uscito, anche se non di molto. Non era male come tentativo, anche se da quella distanza avrebbe dovuto quantomeno inquadrare la porta. I padroni di casa si preparano al cambio. Eh sì, Piero. Vediamo cosa decide il tecnico per la sostituzione. Smette il pericolo e allontana. Proveranno con questo nuovo assetto a rimettersi in corsa in questa gara. Si fa saltare facilmente. Spazio per il traversone. Alla raccolta, senza problemi dal portiere. Palla che è uscita, decisivo qui il pressing del difensore. Padroni di casa a cui serve un miracolo per raddrizzare questa sfida nel finale. Il pubblico ci crede. I giocatori sembrano stanchi, Pier, magari riusciranno a trovare energie nascoste grazie ai propri tifosi. Prova a sfruttare le corsie. Cross sul secondo palo. Grande occasione. Grande intervento del portiere. Bairami. Occhio all'avanzata. Posizione ideale. Prova ad andare. Conclusione intercettata. Bremer. Bairami. Pallone invitante. Cosa fa ora? Incredibile questa parata! Chance importante su corner per chiudere definitivamente la questione. Occhio al tiro della bandierina. Palla che resta in zona pericolosa. Intervento provvidenziale del difensore. Ha evitato un gol fatto! È finita, l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.